Colleghe, colleghi, convenuti tutti, buonasera. A tutti voi, giungano i saluti miei personali, del Presidente e dell'intero Consiglio Direttivo. Siamo qui questa sera per ricordare ed onorare, anche attraverso il concorso premio, il pensiero e la persona di Enrico De Vannis, un nostro collega, il nostro Presidente, il Presidente della svolta, il Presidente che non si rinchiusi nei meandri delle reali stanze, ma che da subito capì che era necessario avere il contatto diretto con gli operatori della categoria per capirne le reali problematiche e riproporle nelle trattative con gli organi superiori, perché Enrico tanto si è battuto per i diritti dei colleghi. Insegnamenti questi trasmessi e proseguiti diligentemente dai suoi successori, Ezio Piantedosi prima e Antonio Santosuosso dopo. Enrico De Vannis aveva la forza della gente semplice, serena, che affronta la vita restando sempre se stessa, fedele a principi quali l'amicizia, la correttezza, la serietà professionale. Una figura che possa essere esempio per la nuova generazione professionale. E non a caso questa sera presentiamo alla platea i nuovi iscritti al nostro collegio. Scelta fatta sulla scia proprio del pensiero di Enrico De Vannis, il quale era un accanito sostenitore dei giovani e manifestava in ogni occasione il suo convinto pensiero che il futuro della categoria era ed è oggi più che mai nelle mani del giovane. La manifestazione è stata fortemente voluta e programmata dall'intero Consiglio Direttivo, che ha dato a me il compito di curarne l'organizzazione e i dettagli, tanto da etichettarmi con l'appellativo di cerimoniere del Collegio. Ma la presenza di tanti colleghi e colleghi in questa sala lo dobbiamo solo ed esclusivamente alla nostra segretaria Laura Matucci, la quale ha profuso tutto il suo impegno per consentire la buona riuscita della manifestazione. Quindi un grazie a lei, al Presidente e al Consiglio intero del Collegio di Avellino. Il programma prevede, dopo la premiazione dei vincitori del concorso premio e la presentazione dei nuovi iscritti, una serata conviviale per ricordare un altro delle tante doti che il nostro Presidente Enrico aveva, quella di accoglierci sempre con un sorriso sulle labbra e farti sentire tra i veri colleghi, senza imbarazzo. E noi questa sera, con sorriso sulle labbra, dobbiamo essere orgogliosi di appartenere a questa grande famiglia, fieri di essere geometri. Un doveroso ringraziamento va a tutti gli ospiti che con le proprie consorti ci hanno onorato della loro presenza. Un grazie e un benvenuto alla moglie, al figlio e ai familiari di Enrico. Al Presidente degli Ordini degli Architetti di Avellino, Fulvio Fraternale, che ci ha onorato la sua presenza. Al Presidente del Collegio dei Giovani di Benevento, Mario Rinaldo. Al Presidente del Collegio di Caserta, che purtroppo sta ancora in stato. L'avvocato. Al Presidente del Collegio dei Giovani di Campobasso, Alberto Molinaro. Il consigliere nazionale dei geometri, nonché iscritto al Collegio di Avellino, Ezio Piantedosi. Al vicepresidente della Cassa di Previdenza e Assistenza Geometri, nonché presidente del Collegio di Napoli, Diego Buono. Un particolare e sentito ringraziamento va al collega Guido Cianciulli,
che anche questa, anche in questa edizione, come per le precedenti, ha sponsorizzato la manifestazione con la sua grande azienda, H Software, offrendo i programmi messi in palio per i vincitori del concorso De Panis. Consentitemi, per rubare la battuta a qualche nostro collega, di estendere i ringraziamenti anche alle nostre signore, che tanto ci supportano e sopportano. Passo a questo punto la parola al Presidente del Collegio dei Giovani di Avellino, Antonio Santosossa. Grazie Fabrizio. Ovviamente il ringraziamento primo lo voglio fare a te per lo sforzo che hai fatto per condurre in porto questa manifestazione. È chiaro che tutto il Consiglio ti è stato vicino, ma tu hai, come dire, hai messo la faccia in prima persona, quindi il ringraziamento va a te e a tutto il mio Consiglio, ovviamente. Anche quest'anno ho l'onore di presenziare a questa cerimonia di premiazione del concorso Enrico De Panis. Sempre più entusiastamente per me è portare avanti iniziative di questa specie, soprattutto in un momento storico così difficile come quello attuale. Questo concorso premio va interpretato come incentivo e stimolo per tutta la categoria dei giovani, ma soprattutto per i colleghi giovani che si trovano ad iniziare la professione con enorme difficoltà. Questa manifestazione mi inorgoglisce perché è controcorrente alle politiche di soffocamento che vengono sempre di più addossate sul mondo dei giovani. Ci tengo a sottolineare che tutta la categoria dei giovani, il Consiglio che rappresento, rimane sempre aperto e pronto a dare risposte e opportunità a tutti i giovani colleghi, e la premiazione di questa sera è un'occasione giusta per spianare la strada e iniziative sempre più importanti. Non a caso questo premio porta il nome di un uomo sempre pronto a tendere la mano, Enrico De Panis. Mi ricordo che io purtroppo l'emozione quando parlo di Enrico è sempre forte. Anch'io, ancora giovane, ricordo che io del nostro Presidente, ricordo di un amico, di una persona speciale. Anch'io, ancora giovane e esperto, solo grazie alla fiducia che ho incontrato nel suo squadro, nel Presidente De Panis, sono riuscito a caricarmi di forza e buona volontà, e soprattutto amore e dedizione per la professione. Il suo modo di capire le cose era così intenso, con la sua intelligenza critica, lucida e con il cuore, con la sua genuinità ed umanità, che mi ha subito affascinato. Ebbene, oggi vorrei essere in grado di trasmettervi ciò che il mio caro Enrico ha trasmesso a me. Negli anni in cui è stato Presidente del Collegio di Avellino, Enrico ha dimostrato le sue qualità e il suo essere intelligentissimo nello svolgere le mansioni di rappresentante. Enrico, oltre ad essere diventato un amico, è stato prima di tutto un maestro entusiasmato, per me modello da imitare. E con grande emozione che consegno oggi a nome di tutto il Collegio dei Giovani di Comune, e con certezza di interpretare la volontà del nostro caro Enrico, tanto attento a sentimento di solidarietà e amicizia, il premio ai vincitori del concorso, che ha visto una buona partecipazione con svariati temi che si portano con grande attualità alla polivalenza della nostra categoria. Oggi premiamo con una menzione particolare anche tre giovani praticanti che altrettanto si sono cimentati in diverse sfaccettature della nostra professione. Ai giovani geometri quindi nei iscritti consegniamo l'attestato di iscrizione come ricordo con l'augurio di una proficua carriera. Con questo riconoscimento intendiamo non solo onorare i colleghi per il lavoro costante, ma ad incentivare e manifestare una speranza e un impegno civile per i giovani che di questo futuro vogliono e devono essere protagonisti. Ma il futuro è la conseguenza del nostro presente e soprattutto del nostro passato. Come Presidente del Collegio dei Giovani colgo l'occasione per ringraziare innanzitutto le autorità qui presenti, il CNG ottimamente rappresentato,
Consiglio Nazionale Geometri, ottimamente rappresentato dal consigliere Ezio Galditossi, la Cassa di Previdenza e Assistenza Geometri, rappresentata dal vicepresidente Diego Cuno, che ci hanno permesso con il loro contributo il concretizzarsi di questa giornata. Ma soprattutto il mio saluto, il mio abbraccio va a Valentino, a Michele e anche a Titti, anche se qui non è qui oggi, ma noi la sentiamo qui, ai quali va il mio abbraccio più forte. Consentirmi inoltre di ringraziare tutto il mio, come ho fatto prima, ma lo voglio ribadire, il mio consiglio direttivo, la nostra segretaria signora Patucci, per la sempre fattiva e doverosa collaborazione. Grazie a voi tutti e ancora una volta dico grazie per aver avuto la fortuna di conoscervi. Grazie. A questo punto mi scuserete per l'emozione, ma quando parlo di Enrico mi succede sempre, perché sono, come ho detto prima, sono stato legato dalle mie prime esperienze al collegio, è sempre con profonda emozione che lo ricordo. Un voto chi è? Devo ringraziare il presidente Bianchetti, il presidente Fulvio Paternali, che ha accettato il mio invito, e per questo vorrei che, anche perché stiamo lavorando spesso insieme con i tre colleghi, cioè gli ordini, gli architetti e gli ingegneri, per cui le chiedo se può fare un saluto con la mia. Grazie. Sono intervenuto con piacere all'invito di Piantatosi, al di là dell'amicizia che mi lega, oltre che a lui, a tutto il consiglio, voglio dire, santo suo, tutto più Piantatosi, infatti il primo cuore, come li conosco da tanto tempo. Però il motivo vero è che, in fin dei conti, avendo insegnato per più di 30 anni al suo tecnico per geometri di Avellino, in qualche modo molti dei colleghi attuali sono stati in qualche modo formati, o cui ho contribuito alla loro formazione, e questo mi lega particolarmente. E quindi io non ho mai visto nel geometra una figura professionale in contrapposizione a quella dell'architetto, ma ho visto una figura professionale che si integrasse, come giusto che sia, attraverso delle competenze diverse ma altrettanto importanti, perché tutti insieme potessimo portare al raggiungimento di quei livelli di qualità che forse oggi tutti rimpiangiamo un poco, perché una società basata esclusivamente sull'aspetto economico fa perdere di vista quelli che sono i reali valori e quelli che sono gli obiettivi reali che una categoria professionale vuole raggiungere. Naturalmente non vi voglio andare oltre. Vi ringrazio Santo Suosso, ringrazio Piantatosi, Marra, che mi lega, a cui mi sono legato da profonda amicizia, oltre che dalle esperienze che come categoria professionale svolgiamo insieme e che svolgeremo anche in altre iniziative. Vi ringrazio e vi saluto tutti. Grazie a voi. Grazie Piero, grazie. Interviene ora il consigliere nazionale Giovanni Renzo Piantatosi, quale è stato uno dei più stretti collaboratori del compianto Enrico ed ha avuto la fortuna di condividere con lui tante esperienze. Funziona? Buonasera a tutti, devo solo dire con le mie scuse perché un contrattempo mi ha fatto arrivare tardi e mi rendo conto che insomma farsi aspettare è sempre una cosa che mi mette a disagio, ma soprattutto non sempre fa piacere per chi poi sta dall'altra parte. Stasera siamo qui a premiare i colleghi che hanno partecipato ad un concorso che è nato, è stato ideato all'indomani della scomparsa di un carissimo amico, che ormai è diventato un appuntamento biennale che dà l'occasione a tutti noi di ricordare il fondatore di un gruppo che
diciamo, ha visto me, ha visto anche qualche altro amico presente in sala, che ha preso le redini della categoria qualche anno fa, ha cercato di spendersi al meglio per far sì che questa categoria conservasse un ruolo di assoluto riferimento nella società irpina, ma soprattutto che fosse da riferimento anche per tutti i colleghi, per tutti coloro che hanno abbracciato questa professione e che la vivono in un sistema sociale, in un sistema produttivo che sicuramente adesso non consente ai liberi professionisti e quindi anche ai geometri di essere considerati per il ruolo che loro hanno e per quello che danno alla società. Questo amico Enrico ci ha lasciati forse nel momento in cui più si sentiva il bisogno di questa sua guida, nel momento in cui il suo entusiasmo serviva anche da collante per tutti coloro che, insomma, dando una mano, non sempre riuscivano ad entrare in sintonia tra loro, comunque non sempre riuscivano a trovare gli stimoli per portare avanti un lavoro che io non voglio certamente fare il Cicero prodromo suo, però è un lavoro che poi penso alla fine abbia consentito al collegio come istituzione di offrire dei servizi che sicuramente sono di supporto essenziale per la categoria, per il quotidiano di tutti noi. E questo appuntamento alla fine è diventato non un dovere per ricordare una persona o per ricordare un amico, ma è diventato un momento di riflessione, è un'occasione per poter dedicare un pensiero ad una persona che noi sentiamo vicina, come stasera io avevo il piacere di poter salutare e ringraziare per la loro presenza Valentina e Michele. Perché? Perché proprio si era creata ed è restata nella nostra memoria la sensazione di piacere, di amicizia, di legame sincero con questa persona e quindi adesso con coloro che ce la fanno ricordare ancora di più. E quindi questo appuntamento noi lo viviamo tutti con estremo piacere. Io ringrazio Tonino, il Presidente, ringrazio Fabrizio, ringrazio tutti i colleghi che si sono spesi e che trovano sempre nella collaborazione della signora Matucci, diciamo, il perno essenziale per portare avanti queste cose. Ed è proprio questo appuntamento con con tutto quello che c'è dietro che ci consente di probabilmente di esprimere al meglio la gratitudine nei confronti di quello che ha fatto il Mico, e cioè ricordare quella che dovrebbe essere l'espressione migliore di un professionista, cioè tirare fuori una prestazione, un elaborato che possa rappresentare tutte le sue capacità, che possa essere un qualcosa di utile per il committente, ma soprattutto che possa essere l'esempio di quello che è il ruolo del professionista. Consentitemi una divagazione, qualcuno ha toccato l'argomento che ovviamente sentono tutti, in prima persona io, anche il vicepresidente della Cassa, Diego, che vivendo un po' più a livello centrale certe situazioni, ovviamente io non posso non toccare, non posso non evidenziare a coloro che ormai sono dei professionisti affermati, a coloro che sono comunque operatori del settore che sono radicati nel territorio, ma soprattutto ai ragazzi che sono qui presenti stasera, che purtroppo le professioni tecniche vivono un momento difficile, che noi siamo convinti sarà superato, lo si possa superare solamente attraverso un ritrovare una coesione tra le categorie tecniche. Stasera sentivo l'amico Giulio Fraternali spendere parole di elogio per la nostra categoria e lui sa la stima che ci ha legato a livello personale ma anche come rappresentanti di queste due figure. È un momento difficile per i professionisti e lo si può affrontare solamente lavorando insieme. Ieri eravamo con il Presidente Buona ad una riunione alla Cassa e ne è seguita una riunione tra tutti i rappresentanti delle categorie professionali. Perché? Perché
il ruolo che ha il libero professionista è un ruolo che si sta un po' confondendo nella concezione del cittadino. Si è passati da quella che era la figura istituzionale di garanzia sorta nel 1929, quindi ecco, ai ragazzi questa data probabilmente non dirà molto, però io ecco, ci tengo a dire che in effetti nel momento in cui sono stati creati i liberi professionisti, nel momento in cui diciamo con legge costituzionale sono stati creati gli ordini professionali, si è voluto creare per il cittadino, per la persona comune, un organo di garanzia, una persona, un qualcuno che potesse lavorare per fornire un servizio e che questo servizio avesse come fine ultimo quello di far sì che tutto quello che il cittadino andasse a fare, sia come modifica del territorio che come qualche altra cosa che richiedesse un iter burocratico, fosse legittimo. E quindi questo ruolo di garanzia ha fatto sì che le categorie professionali avessero anche un discreto PIL, quindi avessero anche comunque un discreto reddito, e si è passati dall'essere un riferimento per la categoria, cioè per la società, adesso ad essere considerati come un fardello, come un peso, come un appesantimento, come probabilmente avete sentito attraverso i mass media, come una lobby che in effetti vive una rendita di posizione che consente attraverso semplici operazioni di ecco, dare sostentamento a circa ormai 2 milioni di professionisti, non avendo più quel ruolo cardine nella società che aveva nel 1929. E in questo sicuramente non rispecchia la realtà, e prego i neo iscritti di prestare attenzione, perché questo ruolo resta, e solamente il fatto, ecco, questa modifica della concezione del professionista è cambiata perché diventa appetita quella che è la produttività, la capacità di fare reddito dei professionisti, che ovviamente fa gola ad altre categorie che non sono ovviamente professionisti, ma sono categorie imprenditoriali che hanno interesse di entrare in questo sistema, dimenticando che il nostro ruolo è un ruolo imprescindibile, insostituibile, che è il ruolo appunto di essere garanti con la nostra prestazione, con la nostra opera, di un qualche cosa che poi deve tutelare il cittadino. E noi proprio ieri abbiamo avuto il piacere di individuare, di capire che c'è questa sintonia tra i professionisti per affrontare questo momento difficile, e che sicuramente sarà superato grazie alla coesione, grazie a proposte unitarie, grazie ad attività non più di rincorsa alla norma, non più di rincorsa al legislatore, ma ad un'attività propositiva di stimolo che possa far sì che le modifiche che voi avete sentito, che sono iniziate qualche anno fa con il decreto Bersani, poi hanno avuto una spinta, un colpo di reni ad agosto con il decreto sviluppo, poi la legge di stabilità ulteriormente, diciamo, ha arricchito questo attacco alle professioni, che si è completato con il decreto Monti, che però per fortuna ha posto un po' rimedio. Penso che qualcuno ha sentito oggi che in effetti tutte queste modifiche, tutta questa voglia di aggredire i professionisti come se fossero l'unico male della società, l'unico ostacolo ad una rinascita del paese, è stato sostanzialmente, non dico rimosso, ma è stato di gran lunga ridotto. Noi a tutte queste cose possiamo reagire in quale modo? Nell'unico modo possibile, cioè quello di garantire il nostro lavoro, di farlo al meglio, di garantire un prodotto di qualità, di essere puntuali, ecco, di seguire gli insegnamenti che ci hanno dato tanti e che a me in particolare ha dato Enrico, e cioè quello che nella semplicità delle cose, nella serenità, nell'affrontare il quotidiano con la forza di dire io sto dando il meglio di me stesso e cerco sempre di fare di più, di affrontare questi momenti difficili, di fare del nostro meglio e soprattutto di affrontare i nostri interlocutori con una conoscenza e con una coscienza che nasce da una serie di piccole cose, ma che sono fondamentali, e sono quelle di avere il dovere di
formarsi, di essere preparati, di considerare il collegio, collegio che, ecco, proprio grazie all'amico ha cominciato a fornire questi servizi ed è diventato riferimento per tutti. Allora per voi, per i ragazzi che si avvicinano a questa professione, invito ed esorto a considerare il collegio come riferimento per qualsiasi problema professionale, per qualsiasi dubbio, per qualsiasi incertezza, per qualsiasi momento in cui non si sa come fare, di rivolgersi al collegio, di rivolgersi al presidente, perché lui, come me, ha sposato questa missione, ha sposato questo modo di intendere la responsabilità di rappresentante di categoria che ci ha trasferito, ci ha trasmesso Enrico, perché vedete, stasera siamo qua, abbiamo il piacere di avere tanti ospiti ed è un momento di resoconto, un momento di riflessione per coloro che vivono la professione, ma noi abbiamo anche il dovere di dire: ragazzi, se avete sposato questa causa, se vi sentite fieri di essere geometri, sappiate che chi, dal presidente provinciale Santo Sosso a chi svolge questa funzione in altri ambiti, ci ha creduto prima di voi, si è speso prima di voi e si spende per garantirvi la possibilità di lavorare al meglio, ma sappiate che state in una grande famiglia, in una famiglia che ci tiene a voi, che vi vuole bene, che sarà, spera di essere sempre di vostro riferimento, e sappiate che questa famiglia ha un dovere, è un dovere che il nostro cardine, che il cardine ci ha trasmesso, dico, che è quello di garantirvi un futuro, un'attività professionale dignitosa, ma soprattutto un'attività professionale di grande qualità, di grande senso del dovere. Io con questo piccolo messaggio, ecco, vorrei lasciarvi, vorrei con un abbraccio ai familiari di Enrico e con un abbraccio anche a tutti voi, ricordandovi che noi, dal rapporto con la famiglia, dal rapporto sociale, dal rapporto con gli amici, abbiamo questi riferimenti. Nella professione questi riferimenti li dobbiamo avere ancora più forti, e sono convinto che grazie agli amici che adesso seguono questa provincia, seguono questo collegio al quale sono ovviamente particolarmente legato, riusciranno sempre a fare, e questo è un complimento, meglio di quanto ha fatto Enrico, meglio di quanto ho fatto io. Grazie. Grazie Ezio. Concludo il giro degli interventi il vicepresidente della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Giovani, nonché presidente del collegio della provincia di Napoli, il collega Diego Buono, al quale dobbiamo un grazie particolare per aver consentito di svolgere al meglio questa meravigliosa manifestazione. Grazie. Ma voi del consiglio direttivo, presidente, ma tutto il consiglio direttivo di Avellino, che ha organizzato questa bella manifestazione in memoria del Enrico De Pacis. Ringraziamenti non vanno a me, ma devono essere rivolti alla cassa, a me intesi come cassa. Cassa è molto restia a finanziare e a contribuire a queste organizzazioni che si fanno in tutti i collegi provinciali d'Italia, anche perché i soldi e i contributi della cassa servono logicamente per pagare le prestazioni, sono contributi che devono essere disposti e dedicati per quello scopo. Non è perché mi trovo a Avellino, ma lo posso dire veramente a forte voce, che solo in questo caso, in questa manifestazione, cassa contribuisce e lo fa con un enorme piacere. Questo perché Enrico De Pacis è stato prima di me consigliere alla Cassa di Previdenza, e non solo per questo, perché consiglieri di Previdenza ce ne passano diversi nel corso della storia alla Cassa, ma Enrico ha lasciato un segno forte e indelebile. Dicevo, ha lasciato un segno forte e indelebile all'interno della Cassa, un segno che ancora oggi a me
me lo portano come esempio e come memoria. Infatti il Presidente appena saputo di questa memoria subito ha voluto contribuire a questa serata. Questo è per l'onestà e la diciamo l'onestà, l'onorabilità e la serietà che Enrico ha posto nel suo ruolo di consigliere alla cassa, ruolo che tutti voi ben sapete è un ruolo molto delicato, e quindi questo era semplicemente per dire che è fatto veramente nei confronti di una persona che lo meritava e che ancora oggi è un esempio per tutti i consiglieri anche dell'ente. Quindi questo mi faceva piacere sottolinearlo, perché stando ad Avellino il presidente Santosusso Ezio Valtedosi, che è stato ex presidente del collegio di Avellino, oggi consigliere nazionale, lo ricordano con piacere, sono persone che ci sono stati vicino. Ma sapere che in tutta Italia c'è questo rispetto a questa persona verso un nostro presidente della campagna, a me mi ha onorato tantissimo. Per quanto concerne il concorso, anche in questo devo dire la verità, perché qua parlo da presidente di collegio, ringrazio Tonino e veramente quello che hanno riuscito a organizzare, perché non c'era cosa migliore per premiare i giovani, proprio in segno di questa continuità, in segno di questo appunto di questo esempio, anche se loro non hanno avuto la fortuna forse di conoscere Enrico, ma questa è una serata proprio a testimonianza dell'esempio della deontologia, della correttezza che un professionista deve avere se vuole poi dopo essere un professionista valido nella società. Quindi il mio ringraziamento a tutti, un abbraccio fortissimo alla famiglia De Panis, alla signora, al figlio Michele, tra l'altro ingegnere, quindi anche se non c'era omera, ma comunque fa parte comunque della nostra area tecnica, la figlia di quest'anno non vedo, che ho il piacere, lo faccio veramente con il cuore. Tra l'altro questa è la quarta edizione, io ho partecipato a tutte e quattro edizioni proprio per portare questa testimonianza della cassa e anche mia personale, che ho avuto il piacere e l'onore di conoscere Enrico. Ho visto che oggi vengono premiati i giovani, i progetti dei giovani, e anche l'iscrizione dei neo-iscritti, spendo solo due parole di quello che è la previdenza, la cassa di previdenza dei giovani. Cassa di previdenza è l'ente che di previdenza appunto per i giovani liberi professionisti. Anche la cassa è molto sensibile ai giovani, infatti per i neo-iscritti per i primi due anni i contributi sono ridotti a un quarto rispetto a quello invece che paga un professionista con non più di 5 anni di iscrizione, e gli altri successivi 3 anni a mezzo. Questo per permettere innanzitutto di acquisire un anno di contribuzione e pagando un quarto di contribuzione con una piccola somma, avere oggi un anno di anzianità contributiva non è poco. Ma inoltre con l'iscrizione alla rete previdenziale la cassa poi a sua volta finanzia fino al 50% dei corsi di formazione che il giovane fa, quindi finanzia la formazione, gli fa un'assicurazione sanitaria integrativa a tutti gli iscritti. Da febbraio ci sarà anche, oltre all'assicurazione sanitaria integrativa, ci sarà un'assicurazione sull'LTC, ma questo non solo per i giovani, questo è per tutto. L'LTC è long care term, che sarebbe la non autosufficienza, sono cose brutte, l'assicurazione sanitaria, la non autosufficienza, però
purtroppo per chi come me sta in cassa, fa parte di una commissione che sono le evidenze straordinarie, dove si erano contributi a favore dei geometri, perché purtroppo hanno delle brutte patologie, delle brutte episodi, vi dico che non è molto rara questa cosa, quindi si è voluto fare un'ulteriore copertura oltre a quello che sono le nostre prestazioni di invalidità, inabilità, di provvidenze straordinarie, di fare un'ulteriore copertura sia sull'assistenza sanitaria ma anche sulla non autosufficienza. Questa non autosufficienza, che io auguro a tutti di non incorrere mai in questo, ma comunque in caso di non autosufficienza, grazie a questa assicurazione si vedrà già un contributo da parte dell'assicurazione di 900 euro mensili a vita. Non sono niente rispetto a quello che è per sostenere un auto non autosufficiente, sicuramente, ma questo messo insieme alla pensione di inabilità che la cassa eroga già inizia a fare un forte sostegno per chi purtroppo incorre in questi problemi. Non voglio indagare troppo, visto che oggi dobbiamo procedere con questo concorso. Io resto sempre a disposizione, i colleghi di Avellino lo sanno, per qualsiasi problema, sia previdenziale, sia di informazione, anche di studio, di come costruire il proprio futuro previdenziale, sono a disposizione. Mi auguro nel mio piccolo di fare almeno un poco di di lasciare un poco, almeno una minima parte del segno che ha lasciato Enrico, e mi ha aperto, diciamo, il cammino in quel senso, dandomi quello stimolo e quella serietà nel procedere negli impegni istituzionali nazionali. Porto anche i saluti del mio collegio, perché di solito, visto che sono premare il ruolo da vicepresidente della cassa, il mio collegio di Napoli risulta sempre assente a tutte le manifestazioni, perché tutti mi vedono come vicepresidente della cassa, ma non del collegio di Napoli. E anche il collegio di Napoli mi hanno pregato oggi i consiglieri di portare il loro affetto alla signora e ai figli dell'Enrico De Panchis, perché loro hanno avuto modo di lavorarci assieme e di conoscere Enrico, e anche loro ci tenevano che io portassi questo messaggio. Grazie, buonasera. Sappiamo la tua disponibilità, su questo ci contavamo e ci contiamo tutti. Il collegio a questo punto vuole ringraziare i familiari di Enrico, e in ricordo di questa serata consegniamo un omaggio e un pensiero floreale alla moglie Valentina e al figlio Michele. Fatto un omaggio floreale. Diego direttamente vicepresidente. Inviamo invece un saluto affettuoso alla figlia Titti, che si trova in Israele, dove vive con il marito, e abbiamo saputo essere in dolce attesa, motivo questo che non le ha consentito di trascorrere quest'anno il Natale con noi. Saluto anche. La parola Michele De Panchis, che vuole sicuramente ringraziare quanti hanno consentito anche con la loro partecipazione lo svolgersi di questa splendida manifestazione in ricordo del padre, che tanto inorgoglisce la sua famiglia. Assolutamente d'accordo, buonasera a tutti. È proprio che come primo punto ovviamente va il ringraziamento al consiglio direttivo, perché comunque con grande impegno, nonostante il passare degli anni, nonostante le difficoltà che compreso ci siano nell'organizzare una manifestazione regolazionale come questa, comunque in fondo nel loro impegno è il massimo per far sì che avvenga, e questo ovviamente, diciamo, parla a nome mio e tutta la mia famiglia,
ci rende pieni di orgoglio, perché comunque vedo in voi il seme di quella buona volontà e di quella forza che ovviamente contraddistingueva papà e che ha permesso ovviamente che, di fare tutto quello che ha fatto, ma soprattutto di segnare la strada a voi per fare in modo che voi continuavate per quella direzione per poter fare ancora meglio. Quindi questo qua è quello che mi sento di dire e di cui appunto sono in qualche modo orgoglioso da figlio, e soprattutto nell'ottica di come dire, dire ai giovani appunto quale debba essere un cammino da intraprendere e quali debbano essere i valori da professionista, effettivamente anche se a volte le cose possono sembrare difficili, anche se a volte cambiare il cambiamento e dover combattere contro delle forze che sono molto grandi, con la buona volontà, con il sacrificio, con essere sempre in linea con dei valori forti, alla fine porta al successo e all'eccellenza, e questa eccellenza, questo successo poi continua nelle persone che sono solo vicine. Quindi questo è un esempio, quindi questo che voglio dire ai ragazzi giovani, e ovviamente grazie a tutti, oltretutto ovviamente a Laura che so che è come al solito nel massimo, agli sponsor che hanno permesso poi di dare a Casoft soprattutto, anche perché comunque papà era legato da profonda amicizia anche con Guido e sua moglie Alba, e quindi niente, buona serata e a tutti. Presidente, consegnerà un omaggio che l'ha fatto anche alla, alla signora Martina. Sempre il ricordo di questa serata. È una produzione arianese fatta a mano, lui ci teneva a far arrivare da quella sua zona. Sono solo quei gesti che ci possono essere. Lo so, io lo apprezzo, sono orgogliosa, come giustamente ha detto mio figlio. Però basta già la manifestazione, perché mi vuol dire tanto. Grazie. D'altronde, se questi conoscimenti arrivano a livello nazionale, vuol dire che effettivamente ha lasciato un segno profondo con tutti i colleghi in tutta la categoria. No, vuole dire la parola giusto il collega Raffaele, ci vuole spendere due parole per dire questa manifestazione. Buonasera a tutti i colleghi. Scusate se mi sono intromesso e per il semplice motivo che ho avuto il piacere di conoscere Enrico come un fratello. E oltretutto io era un suo referente per aiutare i colleghi quali consulente tecnico d'ufficio che operavano nella mia zona per incarico professionale. Quindi lui mi telefonava, mi diceva, Raffaele adesso viene un collega e condizioni a mettere a disposizione. E io mi sono messo a disposizione per tutti i colleghi senza fare distinzione. Oltretutto voglio fare un invito ai giovani. Dovete essere orgogliosi di essere giovani, non vi avvite. Certo il momento non è buono, però bisogna insistere, oltretutto fare pratica da colleghi di una certa esperienza. Vi ringrazio di questo intervento e saluti a tutti di vero cuore. Come da programma? Passiamo ora ad illustrare il bando. Allora, il concorso premio Enrico Salvatore De Mandis, edizione 2011, è stato bandito dalla Fondazione Giovanni Enrico De Mandis, con il Collegio Giovani e Giovani Laureati della Provincia di Avellino, con l'alto patrocinio del Consiglio Nazionale Giovani e Giovani Laureati, e dalla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Giovani Liberi Professionisti.
Il patto riportava lo slogan che il Consiglio Nazionale Geometri ha lanciato come spot pubblicitario per far conoscere i nuovi istituti tecnici. Professione geometra, costruzione, ambiente e territorio, la scelta del saper fare, una scelta di carattere. E mettendo poi in evidenza che un pezzo della storia, nei 150 anni dell'Unità d'Italia, siamo stati noi. Infatti, già dal 1800 esisteva la figura del valutatore, sostituita dall'agrimensore e successivamente chiamato geometra. Il concorso era rivolto a tutti gli iscritti geometri d'Italia e geometri praticanti, i quali potevano partecipare in forma singola o associata. Gli elaborati richiesti e le tecniche di rappresentazione erano lasciate alla libera scelta dei partecipanti. Il bando è partito il 5 luglio 2011, è stato pubblicizzato presso tutti i collegi d'Italia e l'ultimo giorno per la ricezione delle proposte è stato il 25 novembre scorso. Gli elaborati arrivati erano contenuti in plichi sigillati, contraddistinti da un motto, per consentire l'anonimato dei partecipanti. Il nome e il cognome dei concorrenti erano contenuti in un'ulteriore busta chiusa posta all'interno dei predetti plichi. La commissione giudicatrice era costituita dal presidente del Collegio dei Giovani di Avellino, Antonio Santosuosso, e dai suoi consiglieri, geometri Angela Restieri, Gerardo Manzi, Vincenzo Petrillo e dal sottoscritto Fabrizio Magra. Al termine dell'intera valutazione sono stati indicati i meritevoli di premiazione gli elaborati che qui a poco andremo ad illustrare. Prima però, il presidente posizionarsi al centro della sala per procedere con le premiazioni. Il risultato, terzo classificato, l'elaborato che riporta il motto, prego il collega Napolitano di avvicinarsi al centro della sala, così insieme spieghiamo un po' le l'elaborato. Dicevo, l'elaborato che riporta il motto Fit Different, presentato appunto dal geometra Giovanni Napolitano di Airona. Iscritto al collegio di Benevento dal 2004 col numero 1453. Il lavoro riguarda la progettazione di un'edicola funeraria privata, dove è stata prestata un particolare attenzione alla scelta e alla tonalità dei marmi ornamentali, con un accurato studio e rappresentazione dei particolari costruttivi, vedesi altare e lapide. Completo l'elaborato una dettagliata analisi della carpenteria. A questo punto direi a te incrementare le notizie direttamente dal collega Napolitano. Prego. Allora, come diceva bene lei, l'intero allora, premetto che il progetto era su commissione di un amico del mio paese, il quale, trovandosi nella necessità di dover realizzare questa cappella funeraria, edicola funeraria, mi ha dato incarico di progettarla. Nello specifico lui aveva una particolare passione per l'arte gotica, ecco perché si nota bene, diciamo, più o meno lo stile tra virgolette gotico del prospetto principale. Poi purtroppo rispetto al progetto che prevedeva il rivestimento con dei marmi di tonalità diverse su tutte e quattro le facciate, purtroppo, siccome il piano regolatore cimiteriale prevedeva la costruzione di lotti a destra, a sinistra, di altre edicole funerarie a destra, a sinistra e dietro, sarebbe stato uno spreco economico inutile, quindi abbiamo poi pensato di rivestire soltanto la facciata principale, così come è riportata su questo grafico qui,
e parte delle due facciate laterali, mentre quella di dietro, quella posteriore, è stata lasciata soltanto in tonaco, diciamo, tinteggiato. E poi sono stati curati un po' dei dettagli, quali ad esempio l'altare, che è stato realizzato sempre con i tre tipi di marmo che sono stati utilizzati all'esterno, e poi un piccolo particolare, meno lieto perché purtroppo il tema era quello che era, meno lieto perché la figlia del committente aveva perso una bambina, un aborto, quindi aveva pensato di tumularlo, e questa è stata la lapide della bambina. Purtroppo non c'è. Ok, grazie. Veniamo un computer portatile offerto dalla Fondazione Geometrico De Pantis di Avellino, che consegniamo. Poi c'è un programma professionale, il Primus, programma di computer e contabilità che tutti i tecnici conoscono, offerto da Arca Software, insieme a un cofanetto portacentrale, insieme a un cofanetto portacentrale interno. A ricordo, spostiamo un attimo la roba così diamo la possibilità di non dare in mano. La tengo io, la tengo io. È una pergamena di conto che riporta, oltre il logo del Collegio di Geometri di Avellino, anche quello del Consiglio Nazionale Geometri e della Cassa di Previdenza e Assistenza Geometri, che hanno patrocinato l'amministrazione. Grazie. Poi li riteniamo noi l'altra volta. Non ti fidare. Presidente, al primo evento subito si complimenta con il suo iscritto. Fa piacere. Allora, proclamiamo il secondo classificato. Facciamo premiare il presidente Enzo Lantedosi, prego, al centro. Al secondo posto si è classificato e elaborato contraddistinto col motto Il Lievo fa strada. Prego, presentato dal collega Alessandro Marano di Montecchio. Che si è apparso nella collaborazione di un suo praticante neo-militare, tra l'altro giovane atleta in cura di Cassare il Pino. Il lavoro consiste in un dettagliato rilievo topografico per il recupero ambientale del fronte di una cava, un miglioramento della viabilità comunale. Le tavole progettuali propongono lo spostamento di un tratto di strada all'interno della cava, oggetto di studio, e una proposta di coltivazione. Il tutto attraverso un rilievo dettagliato e puntuale di un consistente numero di punti centimetrici e loro restituzione grafica sia planimetrica che altimetrica. Il premio è stato assegnato per la qualità e completezza degli elaborati e la particolare ricchezza dei dettagli grafici. Se a questo vuoi aggiungere qualche altro elemento al lavoro che ho visto hai sei adoperato anche per il povero che ci ha dato lui come competenza del lavoro. Ha portato un plico di carta e specialmente io quando stavo in commissione ho detto per cortesia portiamolo lì. qualcuno pensava il pacco regalo per la verità non sapendo di chi se vuoi illustrarci un po' come il tuo lavoro. Innanzitutto grazie alla commissione, il pensiero è sempre un invito che per me è più che un amico, visto che collaboravamo molto molto spesso insieme, ci conoscevamo. Il lavoro era effettivamente è stato molto più complicato farlo che descrivere. È durato in tutto 3 anni, che è l'effettivo recupero di una cava con lo sfruttamento delle fasi a valle della cava. Nell'area della cava, siccome il Praia della regione Campania, che è la cava che è stata poi realizzata e è stata finita, ricadeva una strada pubblica. Il primo problema, che era la committenza, un'azienda non ha posto, era quello di
si vede in questa tavola la strada, di poter effettuare lo spostamento con, ovviamente facendo un accordo problematico col comune, di quella strada. Quindi abbiamo dovuto innanzitutto restituire lo stato di cuore della cava così come era sfruttata con le vecchie normative, quindi con i fronti di cava alti, senza i gradoni, senza i rapporti, senza le pendenze, e far capire al comune qual era il vantaggio di ottenere una strada che da una mulettiera poco più che era diventava una strada comunale. Realizzata quella, si è mandata in esecuzione la strada e nel frattempo si è provveduto a realizzare il primo progetto di sfruttamento della cava, che prevedeva x metri cubi, parliamo di 4 milioni di metri cubi di materiale. Dal che, realizzata la cava, si è provveduto all'interno, si è realizzato lo scavo della prima fase della cava, quindi ho dovuto rilevare l'intera cava così come realizzata dal capo, e si è fatta la seconda e l'ultima fase di progetto, che prevedeva l'ulteriore sfruttamento del fondo di cava, quindi del tutto. Alla fine, rilevata e realizzata questa, parliamo dopo 2 anni e mezzo, si è provveduto a fare il ripristino in loco delle piantumazioni dei viadotti. Da premettere ancora in corso, perché il ripristino sono ancora in corso. Nuova ingegneria urbanistica. E di questo devo ringraziare Enrico, perché a suo tempo ha proposto i vari corsi di ingegneria urbanistica e mi hanno agevolato moltissimo nel lavoro. Grazie. I premi a tempi fortissimi importanti, sempre offerto dalla Fondazione Giovani di Codevante di Avellino, e 2 programmi professionali. Sempre lo stesso con me. Abbiamo fatti però dimensioni diverse, perché sapevamo. Che... 2 programmi professionali, il Primus, programma di forma e contabilità, e Certus, programma per la sicurezza sui vettori, sempre offerti dall'Hack Software di Modella, tuo conoscente con paesano, l'altra volta sappiamo anche quello che intendi. Non lo dire, che sono quello. Viene sempre consegnata una pergamena ricordo per la partecipazione a questo concorso. Grazie per la partecipazione. Passiamo al primo classificato. Invitiamo Diego per la premiazione. Primo classificato è stato elaborato riportando il motto Penna Nera, redatto dal geometra Dino Franco Venerus di Cordenos, provincia di Pordenone. Prego, accogli. Vi ringraziamo anche per la presenza in questa sede. L'elaborato progettuale prevede la realizzazione di un fabbricato per soddisfare le esigenze del gruppo alpino del comune di Cordenos, autofinanziato dagli stessi alpini, su di un suolo messo a disposizione dal comune. La progettazione, partendo dal recupero di una struttura metallica utilizzata precedentemente come soppalco di un capannone dismesso, ha tenuto conto di 3 fondamentali aspetti. Materiali a basso costo senza rinunciare alla qualità, tecniche costruttive relativamente semplici, efficiente rapporto energetico ambientale. Particolare è l'estetica della struttura, ben rappresentata negli elaborati tecnici. L'opera si trova in uno stato avanzato dei lavori e lo si può vedere dalle foto che ritraggono le compagnature caratterizzate dalla posinopera di balle di fieno, che abbiamo visto qualche elemento, materiale che funge da isolante naturale. A questo prego il collega di aggiungere qualsiasi dettaglio del prima di passare la parola al collega di Venerus, devo leggervi una bella lettera che ha mandato il tuo presidente, che mi scrive così stamattina. Caro Presidente, come ti ho anticipato nel corso dell'ultima assemblea a Roma, personalmente sono impossibilitato a presenziare alla premiazione di quest'oggi. Vi prego di portare il mio saluto del mio collegio anche alla famiglia De Mannis. Non posso nascondere la soddisfazione che un iscritto del mio collegio abbia potuto partecipare e mi vedesse segnare il massimo riconoscimento in un'edizione del concorso che quest'anno ha avuto un seguito nazionale. Soddisfazione questa ancora maggiore, in quanto l'ha affermato il maturo collega Dino Venerus, ha svolto anche docenze nei corsi specifici e come collegio programmiamo per i praticanti proprio sulla progettazione edilizia.
Ti prego altresì di estendere il mio saluto a tutti i partecipanti che ringrazio per aver donato la memoria del collega Enrico De Pantis, Salvatore De Pantis, che ho personalmente conosciuto ed apprezzato prima come delegato Cassa, poi quale consigliere di amministrazione della stessa. Concludo cogliendo l'occasione per porgere a tutti i presenti i migliori auguri di buone feste. A presto, Tiziano Fiorso. Buonasera, sono davvero onorato di essere qui e di ricevere questo riconoscimento, e anche se nel corso di quello che dirò non lo si capirà, io sono anche molto emozionato. L'onore mi viene, oltre che dal riconoscimento, anche dal fatto che ho capito chi era Enrico De Pantis questa sera. Ho cominciato a capirlo dalle parole che mi ha detto il mio presidente qualche giorno fa, e quindi doppio onore. Sono anche onorato di aver potuto partecipare come alpino e per un lavoro commissionatomi dal gruppo Alpini del mio paese. Devo dire che sulle belle parole del Presidente in realtà l'ho pagato. Per quanto riguarda poi l'opera, operazione Penna Nera, sembra più il titolo di un romanzo, film di James Bond. In realtà è reso conto di un incontro tra un committente, il gruppo Alpini di Cordenons, e il sottoscritto, che secondo i parametri normali del modo di costruire non hanno tutte le rotelle a posto. Questo perché? Perché quando ci viene un committente e ci dice voglio fare una cosa che di spendere pochissimo e massima efficienza è 270 metri quadri perché di meno non possiamo per gli alpini, allora io gli dico tanto piacere, è stato un piacere, meno male che è durato poco. In realtà poi gli ho detto, siccome tu più che un geometra hai bisogno di uno stracciarolo, come si dice da queste parti? Non si capisce, di uno stracciarolo, hai trovato la persona giusta, perché io più che un geometra sono uno stracciarolo. È uscito fuori poi l'ingegno e le capacità di tecnico. Al che abbiamo, intanto devo dire che la costruzione, forse le foto, ingannano, perché la costruzione non è partita, partirà a gennaio. Le foto sono un riferimento su come verrà utilizzata la paglia partendo da altri lavori. Praticamente noi abbiamo, Angela se puoi andare sulla struttura un po' più avanti, ecco, questa è una struttura che è stata recuperata ed è stata adattata per lo scopo. In realtà erano 6 campate lunghe, 2 campate le abbiamo girate e le abbiamo messe di là. Era un soppalco dentro un capannone che a un certo punto il proprietario ha detto non mi serve più, cosa faccio? Dico, cioè io ho la squadra giusta, e siamo andati a smontarlo e l'abbiamo recuperato. È chiaro che una struttura così come l'abbiamo trovata non era né antisismica né adeguata allo scopo, per cui diciamo così, le strutture in acciaio le abbiamo spostate, adeguate, le abbiamo allungate di 30 cm i pilastri, le travi che costituiscono il soppalco le abbiamo in parte, dove ci sono quei vuoti lì, sono le travi recuperate e saldate a 2-2 per fare la pendenza nelle altre campate, no? Dalla slide successiva si vede, ecco, questa sarebbe la struttura adattata, no? Con una volta adattata per lo scopo, i pilastri vedete sono allungati, qua mancano le strutture in cemento armato che fanno anche da controventamento, che si vede dalla slide successiva. Ecco. Quanto all'altro materiale da recuperare, il vuoto sanitario, che nella nostra regione, in Friuli, deve essere di 20 cm un intercappello in areata sotto i pavimenti, abbiamo fatto un'iniziativa così di raccolta di materiale presso tutti gli iscritti e anche presso la gente, i simpatizzanti. Faremo il vuoto sanitario con dei muretti di blocchi di calcestruzzo distanziati circa un metro l'uno dall'altro, e poi sopra stenderemo dei pali di cemento recuperati dallo smantellamento delle vigne. Da noi in questo periodo stanno tirando via i pali perché pare che non siano di cemento, che non siano una sicurezza con i temporali e gli uragani che vengono, e mettono su quelli in acciaio.
e quindi ci sono delle cataste di pali di vite lungo i campi che un po' alla volta devono essere portate a discarica e quindi noi ci siamo offerti e non ci costano niente. Le palle di paglia, le palle di paglia fanno un po' ridere. Io non so quale di queste persone qua sia il porcellino che la voleva fare di cemento e quello che la voleva fare di paglia. Sicuramente cercheremo di ribaltare in qualche modo quelle che sono le conoscenze in merito. Sopra vedete un esempio di come viene montata la paglia. In quel caso lì, la slide più alta, c'è un'intelatura di legno che secondo me in questo caso è anche un po' portante. In qualche parte è controventata sicuramente, se no non sta su, e riempiono con una palla per ogni interasse che c'è. In altri casi la palla di paglia viene usata a mattone continua e viene fissata con dei pali in legno, balla con balla, no? Però il sistema migliore è quello di fare delle guide di legno che assolvono lo scopo. Il fuoco. La struttura in acciaio che abbiamo recuperato sicuramente resiste al fuoco meno della palla di paglia, perché la palla di paglia ricoperta di 4 cm di malta di calce, intonaco di calce per lato, meno non si può fare se no il materiale non è consistente, resiste 90 minuti al fuoco. L'acciaio è a 1000 gradi, l'acciaio a 900 gradi fonde. Quindi, voglio dire, la palla di per sé non è elemento sufficiente per il fuoco, ma la componente complessiva lo è. Tanto più che noi all'interno poi metteremo una parete di cartongesso con un intercappelline per far passare gli impianti. E... basta. Grazie. Studenti vanno consegnati, lo stesso computer portatile offerto dalla Fondazione Geometri e che viene consegnato dal vicepresidente della Cassa Nazionale, in più tre programmi professionali, cioè il Primus, programma sempre di computo e contabilità, Certus, programma della sicurezza, e Termus, programma proprio di certificazione energetica, c'è da lavorare, c'è da utilizzare, in più c'è il cofanetto porta CD, in più c'è il cofanetto porta CD. Questo è il cofanetto, poi ti Grazie a voi. La commissione esaminatrice ha inoltre individuato tre ulteriori elaborati e li devo dimensione perché presentati da tre praticanti, ritenendo così gli elogiali e simulare andare sempre più avanti. Facciamo intanto la prima menzione per l'elaborato presentato al Geometra Grasso di Gianfranco Di Ariano. Gianfranco Grasso, cioè sì. Chi va a cedere? Torino, a lui viene consegnato programma. Il programma professionale Primus EP di contabilità e stima. Il cofanetto si porta CD, la pergamena ricordo per la partecipazione al concorso. Il suo elaborato, la sua proposta, l'elaborato presentato riguardava la riedificazione urbana nel centro storico della città di Napoli. La progettazione corredata di un plastico riguardava la struttura turistico ricettiva ben inserita nel contesto urbano del quartiere di Montesanto. Quindi un po' qualcosa anche in. E auguri al presidente di Napoli. Va bene? Grazie. Sì, Gianfranco vuole descrivere un po' la sua idea. Salve,
sono iscritto alla facoltà di architettura e quindi è stato fatto questa cosa come esame e niente, come si può vedere dalle slide, è stato fatto un lavoro di sia grafico che sia dal punto di vista plastico. Infatti, se si può vedere in alcune slide, ci sono delle foto in cui questo plastico si inserisce bene nel centro urbano, facendo vedere le varie altezze, le varie strade e tutto. Inoltre, diciamo, è stato fatto questa progettazione seguendo alcuni canoni ben precisi. Diciamo, i canoni che sono stati seguiti sono dei canoni che ci sono dati, che ci sono stati dati durante questo corso. Niente, questo è tutto, buona serata. A sottolineare che hai iscritto all'architettura, ma si è abilitato quest'anno la GEO, quindi mettiamolo di santa, senza nulla togliere al pubblico. Grazie. Va bene, di voi comandante. Passiamo alla seconda menzione. E per elaborare un motto, l'arte del rifugio, presentato dal geometra Alfredo Lamodani, di Vergogliano. Eccolo. Riguarda la costruzione di interi edifici ad uso residenziale da realizzarsi nelle vicinanze del campo sportivo di Avellino. La progettazione parte dall'inquadramento dell'area di intervento con uno studio della morfologia del lotto e della sua esposizione per il benessere abitativo delle future costruzioni. Vedo che hai fatto lo studio proprio del come si muove il suolo. E si completa con una serie di elaborati tipo, quali piante, prospetti e sezioni. Nella relazione si fa riferimento agli standard urbanistici, alle rifiniture e ai materiali utilizzati, nonché all'isolamento termico e al tipo di coibentazione per contenere i consumi energetici. Se a questo vuoi aggiungere qualche ulteriore dettaglio che noi ti abbiamo sfuggito. Buonasera. L'obiettivo essenziale del progetto era quello di comunque di tener conto sia della costruzione ma soprattutto dell'ambiente esterno, in quanto non possiamo pensare all'architettura senza comunque riferirci all'ambiente e al territorio. Proprio per questo motivo anche le forme e soprattutto la disposizione degli edifici sul lotto hanno tenuto conto del riferimento soprattutto dell'asse eleotermico e quindi dell'irraggiamento del sole sugli edifici. Proprio per andare a illuminare e a riscaldare diciamo così, gli ambienti principali, quali appunto la sala, il soggiorno e le camere da letto. E il particolare interesse è stato anche dato, conferito alla differenza di quote che si vede appunto tra il lotto e la strada sottostante, che appunto abbiamo un dislivello di circa 8 metri e proprio per questo motivo sono stati realizzati una sorta di terrazzamenti, terrazzamenti appunto di biti a giardino che andassero quindi a collegare la strada Aurelio Genovese, posta a sinistra, con gli edifici soprastanti. Va bene, bravo. Un programma professionale Primus e Pri di contabilità e stima, sempre offerto dall'Hack Software, insieme a un comandante porta CD, alla foto ricordo. In più viene consegnata la pergamena il ricordo della partecipazione al concorso. Teniamo il fotografo ufficiale del nostro collega. Benissimo, passiamo qui dall'altra menzione che è andata per l'elaborato presentato dall'unica donna partecipante al concorso, la neo praticante geometra Serena Picariello di Capricchi e Pina. Il lavoro presentato riguarda una consulenza tecnica d'ufficio, avendo ad oggetto l'accertamento e la quantificazione del danno ad una balconata
causato dal lutto di un autocarro blu. La praticante collega espone nella sua relazione le fasi che il CTU compie per l'espletamento dell'incarico ricevuto dal giudice. A questo lei aggiunge qualche ulteriore dettaglio per completezza del suo lavorato. Buonasera a tutti, innanzitutto vorrei ringraziare coloro che hanno organizzato questo tipo di manifestazione e ringraziare proprio perché sono potuta essere presente anche in questa occasione. Per quanto riguarda il tipo di progetto che sono andata a presentare, innanzitutto vorrei dire che pur essendo diplomata da soli 5 mesi, ugualmente ho avuto l'opportunità, insieme al tecnico che ha svolto questo tipo di lavoro, di vedere che tipo di sfaccettature può avere il compito, l'attività di un geometra, potendo quindi vedere quanto possa essere camaleontica questo tipo di professione, proprio perché dal tipo di nomina innanzitutto che viene fatta dal CTU fino alla fine dell'incarico, le varie operazioni che vengono svolte sono davvero importanti e molteplici. Innanzitutto è stata fatta dopo la nomina un tipo di lavoro di informazione, quindi di studio per quanto riguardava gli atti, per quanto riguardava tutta il tipo di consulenza che sarebbe dovuta esserci. In seguito c'è stato un sopralluogo, quindi un rilievo planimetrico, seguito poi da sia una pianta planimetrica che una valutazione estimativa sia del danno sia del tipo di ricostruzione che doveva essere svolta. Alla fine di questo tipo di progetto ho potuto appurare come il lavoro del geometra, pur attraversando tante difficoltà, può essere davvero camaleontica e capace di adattarsi alle occasioni. Anche a lei viene consegnato il programma della H Software Primus EP di contabilità e stima. Questo ecco, guardate un po' la stima, quindi poi più il componente può esercitare parecchio. E inoltre mi viene consegnata la pergamena di ricordo della partecipazione al concorso del MAIS, che possa essere veramente di stimolo per la loro professione. Il collega per notte direttamente in hotel, quindi è fatto un soggiorno da noi, case e bottiglie. Quindi a modo di portarselo un po' di tavolo, non avere messo in tracciato. Adesso presentiamo i nuovi iscritti. Come già anticipatovi, ora presenteremo i giovani non iscritti al Collegio di Avellino. In passato venivano di solito presentati i senatori della categoria, colleghi con 50 anni ed oltre di attività alle spalle. Ma questa sera vogliamo dare un benvenuto nella nostra categoria a questi nuovi iscritti, a questi giovani, augurando loro un futuro sereno e fiducioso, con l'auspicio che sappiano continuare e cogliere nuove opportunità lavorative, come diceva prima la collega Serena. A voi tutti diciamo, come ha ripetito anche il consigliere Enzo Pedosi e il collega Raffaele nel suo intervento precedente, di non rimanere indifferenti alla vita del collegio e non arrendetevi alle difficoltà della libera professione, soprattutto in questo momento storico. Facendo tesoro dell'insegnamento lasciatoci dal nostro presidente Enrico De Mannis, vi ricordo che per essere degli stimati professionisti e volendo raggiungere ambiti traguardi occorrono umiltà, disponibilità, grande professionalità e soprattutto forti impegni. Un bocca al lupo quindi a tutti voi. Applauso. Allora, vengono chiamati ora in ordine alfabetico i nuovi iscritti che si presenteranno a centrosala. Il presidente consegnerà loro la pergamena e faranno la foto di ricordo. Sì, l'unica cosa che volevo aggiungere è che i nuovi iscritti in questi due anni,
che noi stasera consegniamo le pergamene di iscrizione a 2 anni. Sì, in questi 2 anni abbiamo avuto la bellezza di 60 iscrizioni, cioè, giusto quelle 60 iscrizioni, cosa che in un periodo di difficoltà come questo, insomma, non è che siano poca cosa. Probabilmente siamo uno dei collegi che riusciamo ancora ad avere un'attrattiva verso la professione, e quindi noi dobbiamo lavorare sempre di più in questo senso, e lo stiamo facendo abbastanza, diciamo, sotto impegnare di più, ma lo stiamo già intraprendendo anche con l'inserimento che facciamo, con la ricorsi di formazione, ma anche con la piattaforma che abbiamo, realizzato, insomma, stiamo dando una mano anche ai praticanti con tutto questo. Per cui aggiungo le parole di Fabrizio, l'unico rammarico che ho stasera è che devono essere tutti 60 presenti, però purtroppo un po' per varie problemi di tempo, questi natalizi e quant'altro, non sono tutti presenti. Questo è un po' la sincera degli anni, mi è dispiaciuto, perché avendo fatto questa esperienza di voler premiare i ragazzi, diciamo i ragazzi, ma anche le persone che sono iscritte, anche qualcuno con maturità, ma non ci dispiace questo avere avvicinati anche a livello superiore. Il problema è che dovete vedere il collegio come una cosa, come un amico in più, come diceva Ezio prima. Quindi nessun timore a rivolgervi al presidente, al consiglio direttivo, a tutti quanti, perché siamo tutti quanti a disposizione per qualsiasi cosa. Voglio ribadire della scia di quello che ci ha insegnato il libro sempre. Il mio numero penso che sia visibile a tutti anche sul sito, quindi non c'è problema a chiamarmi, a contattarmi, a qualsiasi problema. Però devo esternare questo mio rammarico, quello di non vedere tutti i 60 oggi qui presenti. Sinceramente un po' che sono stato male, devo dire la verità, e ve lo confesso con estrema sincerità. Per cui, se vedete questi colleghi, rammentatelo e fate sentire la voce del collegio che si sforza tantissimo per stare qui vicino. Grazie. Allora, chiamiamo a centrosala Arcelio Vincenzo. Il collega è iscritto col numero 3201 di Aiello del Sabato. Per la foto, ricordo che è diritto, tutto passa, tutto va via, l'unica cosa che resta è la fotografia. Caserta Irma purtroppo non c'è stasera, è capitato in Cicotti Marcello, accompagnato da suo padre, un nostro collega veterano che ha detto che si è cancellato, ma perché il nostro collega, va bene, ha dato già. Vabbè, ma è stato il successore, perciò si è cancellato. Cicotti Marcello, ci sono di iscritto con il numero 3200. Qui è anche particolare il fatto di Maria è stata collaboratrice nostra molto grande, io ho detto al collegio che ci ha aiutato tantissimo, quindi l'occasione per consegnarti questa pergamena che non è tutto il ringraziamento per tutto quello che hai fatto, Mario, pensavo che mi
Ippolito Leoni, scritto col numero 3222, Baldo Giovinotto. La signora i dettagli poi ragazzi, gli insegnanti di chioma per le poi legate alla nota per me. Almeno lo posso mettere pure in tasca. Per dire che sia stato considerato tutto, non dico il dettaglio. Ne vogliamo male. Vogliamo lo strumento. Ne vogliamo male. Figlio di un nostro vice consigliere, iscritto col numero 3173. Della Calce Alessandro, di Sicilia Giovanni, di Flumeri, iscritto col numero 3214. Donnarumma Gianluca di Lauro, iscritto col numero 3185. Anche lui è mancato. Complimenti, buon proseguo. Falco Gerardino, di Bisaccia, non c'è. Ferrara Giuseppe, di Mugnano del Cardinale, iscritto con numero 3230. Complimenti per il segnale per l'abbigliamento, perché è un segnale forte di Franciano. Vanno apprezzate queste piccole cose. È importante, è importante. Il presidente poi nostro ci vuole ricordare la città di Giacomo. Non con tutti ci è riuscito, ma ci proviamo più o meno. Quindi dicevamo Giannetta Ilio Rocco di Bisaccia, iscritto col numero 3212. Che se fortunato che è successo, quindi metteci la pallone. Certe cose. Scavoglie. Ti perdoniamo. Ciao Moroni, pure a te. Doppiamente. Marino Giacomo di Montemarano, che non c'è. Emilio Paolo di Rottaminanta, che non c'è. Petrillo Davide. Se considerate la presenza del presidente degli architetti, ci ha detto che siamo tutti uniti, dobbiamo vincere. Picchiavello Antonio, detto ripolenzato, probabilmente non è vero. Ah, infatti, avevo un po' di fede, perché ora Ranaldo Crescenzo, nemmeno. Ruggero Armando, Schiavone Valeria, Sisillo Nicola. Il rammarico del presidente è proprio questo, non tutti quanti erano presenti. Consentitemi una battuta, mi sono sorpreso anch'io. Diciamo che lui ama un abbigliamento estremamente liscio alla moda, per cui mi fa piacere che abbia affrontato questo piccolo impegno con questo tipo di abbigliamento. E poi, ecco, visto che si è parlato di me, quale diciamo titolare dello studio del collega Sisillo, qui c'è il
colui che è stato il mio maestro, quindi il collega Sergio Cicotti, visto che qua ormai prevale Rocca Basciana, quindi volevo approfittare per salutare una persona che oltre ad essere stato sempre un riferimento professionale rimane sempre un caro amico. Allora, bisogna dire che pure lui è venuto con l'altra collaboratrice, quindi era dovere e si già che quanti voti c'ha ancora Piantedosi. Perciò mi invitano ancora. Siete d'accordo? È sempre un riferimento del collegio. Spadola Giuseppe, di Calabrito che non c'è. Valente Lorenzo. Ballario Giuseppe. Iscritto con il numero 3224. Veramente, diciamo, si è ristretto il numero degli iscritti presenti, ma noi dobbiamo dire che per noi in questo momento è stato un piacere, una gioia. Mi auguro che lo stesso sia stato per tutti voi. A nome del Consiglio Direttivo del Collegio di Giovani di Avellino, ringrazio nuovamente tutti e vi auguro un buon Natale e un sereno e prosperoso anno. Grazie a tutti. Di trasferirci dall'altra parte, io volevo chiudere la serata, se mi consente Fabrizio, ovviamente con rinnovando i complimenti e i ringraziamenti alla mia, al consiglio direttivo, tutto quanto, a Fabrizio, a Ezio per la presenza, anche se si è fatto attendere un po', andiamo alla alla cassa, alla cera, no? E a tutto il comitato interregionale che mi onoro di, in questa fase di presiedere, e devo ringraziare per questo tutti i colleghi presidenti che mi hanno chiamato a questo incarico, e mi corre l'obbligo di ringraziare tutti quanti, Alberto, Mario principalmente, perché è stato, io l'ho succeduto in questa avventura di presidente, lo ringrazio per tutto il lavoro che ha svolto fino a qualche mesetto fa, pensando che in questo momento per la categoria, per la professione in genere, come si è stato detto prima, insomma, sono momenti abbastanza particolari e noi dobbiamo essere tutti quanti uniti, caro Fulvio, in questo momento particolare, e io il caso che ho cercherò di fare il massimo perché ci riusciamo, insomma, di avere questa collaborazione per poterci portare fuori da questo piccolo tunnel dove siamo entrati. Ringrazio ancora la famiglia di Enrico, Michele, Valentina e tutti gli altri parenti. Devo ringraziare e salutare il nostro ex consigliere Massimo Ricciardi, che ho visto arrivare poco fa, e anche l'amico che ho visto arrivare, l'amico Franco Addeo, che ha lavorato in questo periodo con noi nelle commissioni di esame. Anzi, molto un caloroso abbraccio e ringraziamento. Ti ringrazio a tutti quanti voi, sperando di aver fatto una buona impressione, e arrivederci a se questo concorso della Fabrizio sia biennale, giusto? E arrivederci tra due anni, arrivederci qui, e sperando che abbiamo concluso qualche altro traguardo. Grazie. Presidente, diminuisco un po' la parte.